Matteo Cazzulane, siamo qui ad Auschwitz e ci spieghi le motivazioni e gli obiettivi che ci siamo posti. Per ora siamo a Auschwitz, non siamo ad Auschwitz ancora. Auschwitz è una città che si trova accanto al campo di sterminio nazista, tristemente noto a tutto il mondo. Siamo venuti qui per instaurare dei rapporti ufficiali con le autorità cittadine, per promuovere dei percorsi turistici e soprattutto per proporre quella che è una collaborazione intesa come scambio di giovani e avvicinamento culturale tra l'Italia e la Polonia in nome di un'Europa unita nell'ambito della Fondazione Figitalia, quindi un avvicinamento che non è soltanto europeo ma è anche euroatlantico. Siamo qui in Polonia in generale per una missione dell'associazione, della Fondazione Figitalia, per creare un chapter locale, una sezione quindi polacca che consenta alla Fondazione Figitalia di espandersi anche in altre parti d'Europa. Questo chapter polacco avrà la sua sede a Novi Targ, questo grazie ai rapporti di gemellaggio che appunto, il governatore delle Segretarie di Figitalia, Marco Oncini, ha creato quando lui era sindaco di Rovervella con questa città di Novi Targ, dove tutt'oggi abbiamo molti amici che fanno parte di questo chapter di Figitalia con molto entusiasmo. Lo scambio di giovani sarà inteso per quanto riguarda appunto una serie di iniziative didattiche, l'insegnamento della lingua inglese in Polonia, che è più vantaggioso rispetto a quello della lingua inglese in Italia, e soprattutto uno scambio di conoscenze inteso nella misura di insegnare quella che è anche la dottrina dell'integrazione europea e soprattutto di uno scambio per gli imprenditori finalizzato alla preparazione per l'Expo del 2015 di Lombardia. Però noi siamo qui in questo luogo della memoria anche per ricordare, per ricordarci. Noi oggi abbiamo un incontro ufficiale con l'autorità di Auschwitz, così come l'avremo domani con quelli di Wadowice, la città natale del nostro santo padre amato Giovanni Paolo II. Dopo questo incontro di oggi noi ci recheremo al campo di Auschwitz, dopo il campo di sterminio, e lì renderemo omaggio alle vittime della Shoah, alle vittime del barbarie nazista, ma inteso anche alle vittime di tutti i genocidi, affinché queste barbarie non si ripetano mai più. Credo che anche una fondazione come Figitalia, che è una fondazione che si occupa di diffondere la lingua e la cultura italiana nel mondo, debba comunque prendere l'occasione per ritagliare un minimo di insomma, momento di riflessione per appunto riflettere su fatti incresciosi della storia che purtroppo, come vediamo in molte parti del mondo, tendono purtroppo a ripetersi in maniera costante.